al termine di questo premio Tor di Valle. Al termine di questo premio Tor di Valle, dicevamo, la premiazione e poi di nuovo appuntamento col gruppo storico romano per il rito delle vestali. Allineamento che sta per andarsi a formare. Favori del pronostico, dicevamo, per Ganimek. Direi ancora più che discreta la presenza di pubblico qui all'ippodromo. Si accendono le luci. Premio Tor di Valle, sfollamento, nona corsa del convegno, corsa Totip. Indigeni 3 anni in pista, 16 al via, numero 1 Gondor Jet, 2 Ganimek, 3 Guardian Leo, 4 Gadiola ZN, 5 G-Speed SM, 6 Gossip OM, 7 Gesù Negra, l'8 Generale Lei Like, seconda fila 9 Jasmine B, 10 Guair Baba, 11 Chimpower SM, 12 Genesis B, 13 Griff du Chef, 14 Gioiella Park, 15 Galantine, 16 Genio dei Fiori, legati dal rapporto di scuderia G-Speed SM e G-Power SM, legati dal rapporto di scuderia Jasmine B e Genesis B, favori del pronostico per Ganimek numero 2, allineamento che si va a completare, macchina che prende velocità, allo stacco, problemi per il numero 4 di Gadiola ZN, prende il comando il 6 di Gossip OM, Mauro Baroncini in vantaggio, attaccati subito all'esterno dal 7 di Giassone Egral, 14-1 il lancio, Giassone che sopravanza il battistrada, all'esterno c'è la progressione del 2 di Ganimek, a tabellone sono finiti il 3 di Guardian Leone e il 4 di Gadiola ZN, i 400 di corsa vanno via in 28-7 con il numero 7 di Giassone che viene attaccato da Ganimek, il favorito Ganimek che va a chiedere strada a Giassone e non la ottiene ancora, i 600 vanno via in 43-7 con Ganimek che sembra poter completare il sorpasso su Giassone, in terza posizione rimane Gossip che precede all'esterno il numero 15 di Galantine, cavalli che sono adesso a metà corsa che va via in un buon 59-2, andatura di tutto rispetto, si va da 1.14, problemi per il numero 1 di Gondor Jet, Ganimek in vantaggio su Giassone, all'esterno Galantine, poi il 6 di Gossip M, il 9 di Jasmine B, chilometro che va via in 1.14.4, con Ganimek e Santomollo in vantaggio, Giassone Egral in seconda posizione, all'esterno prova la progressione numero 13 di Griff du Chef e Romolo Sani, cavalli che attaccano la piegata conclusiva, con Ganimek in vantaggio su Giassone, poi il numero 9 di Jasmine B che precede il 13 di Griff du Chef, completamento della piegata conclusiva, i cavalli entrano addirittura d'arrivo, 200 si viene a casa, Ganimek che accelera, prova la fuga su Giassone Egral e Jasmine a largo, prova la progressione anche il numero 8 di Generale Lei Like, Ganimek è accelerato, ha preso una al numero 7 di Giassone, Ganimek, Santomollo, Giassone Egral, Jasmine B, 1.58.5 il riferimento cronometrico per il numero 2 di Ganimek, il figlio di Uronometro, interpretato da Santomollo, che viene a vincere questo premio Tor di Valle su Giassone Egral e Jasmine B, ovvero sia tradotto in numeri 2.79, l'arrivo di questa nona e conclusiva da Tor di Valle, lo sfollamento, rivediamo con Ganimek che si sottrae al finish di Giassone numero 7 che ha reso cara la vita al vincitore, al terzo posto il numero 9 di Jasmine B, precede il 12 la compagna di colori Genesis B, questo è il responso della pista, adesso la premiazione.
a breve la premiazione della nona corsa e poi il rito delle Vestali che conclude il pomeriggio del 79esimo derby italiano. Non andate via, il gruppo storico romano chiude questo pomeriggio.